Allora, amici di 0571foto.com, buonasera, benvenuti a questa nuova puntata del TG Calcetto. La quinta. La quinta, E stasera entriamo subito nel vivo, due partite importanti, la prima forse un po' meno, ma a livello di punteggio forse... Sì, fondamentale come tutte. Vogliono allora, vincere tutte e due. Si parte con Ferruzza-Samo, certo. E dopo il derby. Un altro derby molto sentito, vediamo. Le persone su Facebook oggi si sono ammazzate, l'ho già visto, commenti, frecciatine, ci siamo, c'è proprio aria di derby. Quindi la seconda partita vedrà appunto Borgo Nuovo Botteghe, sì, ancora non l'avevamo detto effettivamente. Quindi non ci rimane che aspettare le due partite, sì. Seguiteci e come si dice sempre noi, vediamo come andrà a finire. Ciao, a dopo. Allora, Gianmarco Cenci, da commentatore a stasera finalmente giocatore. Finalmente, diciamo così. Come ti senti stasera? Più carico perché l'altra volta ci sono rimasto male. Cioè, non è colpa mia, dai, è andata un po' così per problemi burocratici. Le regole vanno rispettate. Quindi ti senti carico, ti senti emozionato? Sono più carico dell'altra volta, emozionato sì, abbastanza, anche se è il terzo anno che ormai partecipo a questo torneo. Niente. Ma l'emozione non manca mai. No, l'emozione non manca mai. E avversari stasera come li vedi? No, nel complesso è una buona squadra. È una partita importante per noi perché, vista la prima che ci è andata male, siamo quasi costretti a vincere stasera. Dovete fare il risultato. Dobbiamo fare il risultato. Bene. Assolutamente. Allora, non ti rubo più minuti al riscaldamento. In bocca al lupo questa sera. Per il lupo, ciao. Ladies and gentlemen, abbiamo Mimì e Cocò. Il resto aggiungetelo voi. Allora, siamo dirigenti della Ferruzza. Sì, si dovrebbe vedere bene, no? Allora, una domanda a testa. Gli avversari stasera come li vedete? Loro credo siano... Sono una buona squadra, ci hanno detto che giocano a calcetto. No, pensavo dovessero giocare a calcetto, perché giocano... Parecchie squadre giocano a calcio, invece dice che loro giocano a calcetto. Cioè. A parte gli scherzi, sì, effettivamente una squadra un pochino più quadrata. E invece voi come siete messi? Stasera avete anche l'ingresso di diversa gente. Però c'è Gianmarco che rientra. Top player. Il top player, ricordiamo per gli amici del Fantacalcetto, top player. Sì, ci vuole la vittoria a tutti i costi. Infatti, dopo la prima sconfitta, questa è... Vuole la vittoria a tutti i costi. E i tre punti valutata perché insomma non è una squadraccia, assolutamente, però va bene. Bene, allora in bocca al lupo a tutte e due. E vi saluto, ciao.
Allora, siamo rilassati qui, Alessio Scarselli. Tranquilli. Come vedi il tuo successore, diciamolo così? Bravissimo. Grande portiere, la scorsa partita. Giovane, reattivo. Ha fatto miracoli. Una sicurezza. E te la godi stasera in tranquillità? Sì, io tranquillo, al mio posto. Hai preso un posto in poltrona VIP, via. Sì, non sì. La volevi vedere dagli spalti. Dopo anni e anni di presenze, a questo punto è giusto. È giusto che sia così. Sì. Mentre i tuoi avversari stasera li vedrete accaniti perché devono vincere in tutti i modi. E quindi. E quindi sarà una bella partita di sicuro. Come li tamponate? Ecco. Il mister ha preparato bene la partita, sia da parte nostra che sull'avversario, quindi penso che fiducia massima, ragazzi, che daranno un grande spettacolo per il pubblico e poi anche di sicuro un buon risultato. Speriamo, in bocca al lupo allora. Crepi. Ciao Ale. Rete di Rosario Zito che porta in vantaggio il Samo con un calcio di rigore. Rosario che prende un assist di Gronchi sul fondo e porta 2-0. Chiara Rubino, Ferruzzina Doc, ormai noi andiamo a ricercare i nostri affezionati. Lo scorso anno, ricordiamo, avevi passato diritto privato. Allora, intanto abbiamo... Dai, sì, ci stiamo dentro. Intanto i tifosi del Samo, vedi? Sono carichi. E vincono 2-0, come la mettiamo? Vincono 2-0, ma che ti devo dire? Come mai c'è stato un calo? Motivazione. Eppure voi ci siete, vi si sente? Noi ci siamo sempre, tu lo sai, cioè come numero ci siamo. E come rumore si sentiva? Come casino, ci siamo.
E di là quelli in campo, noi no, il nostro noi, fa. Lo so, però è che poi in campo ci fanno loro e quindi... Capito? Senti, un gossip, qual è il calciatore della Ferruzza più bello? Ci stai pensando troppo, mi pare. Chi è? Sono tutti belli. Ecco. Perché Ferruzzini sono più belli di tutti. Politicamente corretto. Ti ringrazio di questa... Ho imparato. Grazie, alla prossima. Prego. Ciao, ciao. Ciao. Allora, abbiamo qui il fratello di colui che ha fatto... Una doppietta! Una doppietta. Ma te ne rendi conto, una doppietta? Sei orgoglioso. Che si scherza. Senti, come prevedi che andrà a finire questa partita? 4-0, tripletta Rosario. A posto, ha detto tutto, è andato via. Ci piace così, ciao. Accorcia le distanze per la Ferruzza, 2-1, sempre più goleador. E segna il gol del 2-2, tutto da rifare. Pallone che carambola piano piano in rete per il gol del 3-2. Incredibile gol di testa, 3-3, un cross e un gol di testa di Gronchi, un gol di testa che non si vede mai. Ferruzza che non ci sta, attenzione! Finisce qui la partita. Allora Monica, partita che era iniziata bene ma è finita un po' bene. Ecco, di come era iniziata, un pareggio, 3-3. Ci sta un po' stretto, visto anche un gol non visto. Noi l'abbiamo visto bene e tra l'altro, diciamo, l'onestà del presidente della Ferruzza. Sì, che l'ha ammesso. Ha ammesso che c'era. E quindi un punto... Un punto perso.
due punti persi. E quindi ora siete a due punti. Vediamo ora la prossima partita, anche quella che si gioca ora Botteghe Borgonovo, come va a finire. Poi all'ultima partita con Botteghe ci giochiamo. Giocate il tutto per tutti, il passaggio. Bene, ti ringraziamo di essere stata con noi anche per la diretta e in bocca al lupo per il proseguo. Grazie a voi. Ciao, a dopo. Ciao. Allora presidente, partita riacciuffata in extremis, eh? Partita riacciuffata in extremis, nel primo tempo abbiamo un po' dormito, secondo me non eravamo reattivi come nel secondo tempo. Nel secondo tempo abbiamo fatto una buona pressione, eravamo andati anche in vantaggio, però poi vabbè, hanno pareggiato. Un gran pareggio. Un gran pareggio, poi avevano anche un gol di vantaggio non dato dall'arbitro per un gol. Dicevamo prima appunto con Monica dell'onestà. Infatti prima eravamo insieme, era rammaricata proprio perché quel gol lì magari avrebbe fatto la differenza, però magari la partita sarebbe andata in maniera diversa, quindi noi ci accontentiamo di questo pareggio, siamo un attimino rimasti un po' con l'amaro in bocca perché da ultimo come con le botteghe avevamo riacciuffato il risultato, anzi la rimontata. La rimontata famosa che ora ne parlano tutti e comunque vedremo nell'ultima partita di difendere i nostri colori. Vi dovrete scannare nell'ultima partita per e sperare i risultati degli altri, quindi diciamo che è difficile il passaggio a quarti. Bene, ti ringraziamo anche te per essere stato con noi nella diretta e in bocca al lupo per tutto. Crepi, vi ringrazio. Ciao. Ciao, ciao. Abbiamo pochissimo tempo. Derby. Dicci due o tre parole te, come avete preparato la partita? Derby, molta tensione, ma speriamo nel meglio. La preparazione è sempre difficile, impossibile. Prima di un derby non si può preparare nulla, tutto alla sorte. Novità nella formazione? Novità nella formazione, ci dovrebbe essere Mainolfi titolare e Fefè. Quindi due contradaioli. Due contradaioli, Mainolfi non è un vero contradaiolo, ma è un contradaiolo aggiunto per il calcetto. Ok, io ti ringrazio, ti lascio andare per grazie la partita. Ciao. Ciao. Allora Luca, partita che sta per iniziare, è un derby, sì. Si commenta da solo. La tensione a 2000, io Alberto, Marco e Gianluca, dirigenti, si spera per il meglio della nostra contrada. C'è un popolo qui meraviglioso che ci aspetta stasera in gloria. Speriamo per la vittoria. Un commento sulla tua avversaria, Borgonovo, calcisticamente parlando, eh? Beh, calcisticamente parlando io direi che è una grande squadra, poi è sempre un derby, quindi o debole o forte è sempre un derby, quindi bisogna sempre rimanere bene. Okay, ti ringrazio perché intanto la partita inizia. Iniziata, sono un po' attenzione. Grazie mille. Ciao. Mainolfi che porta in vantaggio il Borgonovo, forse un fallo, proteste delle botteghe che forse chiedono un fallo di mano, una deviazione fortuita. Bellissima rete, una rete incredibile di Passarella che prende un pallone al volo, lo stoppa col tacco e al volo.
l'ha dichiarato De Santis, 2-1 per le botteghe. Seconda battuta, non sbaglia Mainolfi che riporta in parità la partita 2-2. Ci mette veramente anima e corpo. Le botteghe. Ulivelli 3-2 quando manca quando manca un minuto alla fine del primo tempo. Allora, ti sei dichiarato un giornalista, sì. Quindi fai la domanda fatta da solo e rispondi da solo. Chi vincerà? Chi lo sa? Le botteghe. Si spera. Allora, ti sta preoccupando per ora questo Borgonovo? Un po' sfortunato, due pali, qualche bella occasione. Borgonovo non è male, a parte qualche esultanza fuori luogo sotto la tifoseria avversaria che si poteva evitare. Spuntato il gol, cioè sì, la sì. Porta era più vicina. Indubbiamente, passava di lì e l'ha fatto. Sempre molto critico. Molto critico, sì. Quindi noi non l'abbiamo mai fatto, vabbè. Quindi secondo te comunque la vittoria può arrivare? Sì. Sì, però il Borgonovo non è male, è molto combattivo, c'ha un bel portiere. Vediamo, è più equilibrata degli altri anni, loro sono saliti di livello. E voi? Siete rimasti lì? Noi siamo più o meno sempre lo stesso gruppo di ragazzi, sono ragazzi giovani, cresciuti in un anno, siamo tutti ragazzi delle botteghe, però insomma, i risultati parlano per noi. Partita molto sentita, come al solito. Anche sì. Sugli spalti intendo. Per ora sì. Per ora sì. Ok, ti ringrazio Marco. Grazie a te. Molto gentile. Di niente. Ciao. Rebecca, siete sfortunati. No, dai. Guarda, abbiamo giocato abbastanza bene. 3-2. 3-2 ora proprio all'ultimo. Perché, insomma, poteva andare meglio. Poteva andare meglio questi due pali. Cosa si può cambiare secondo te per portare il risultato a favore? La grinta. La grinta dei ragazzi che vanno... Va fatto qualche coro, vanno inforzati. Vanno spronati. Chi vedi bene di Borgonovo per il ora? Il portiere, ragazzi, quest'anno è favoloso. Sì. Cioè anche il Sollazzo è molto bravo, sono ragazzi in gamba, ma il nostro piccolino, ma c'è tutto. C'è tutto. Ok, ti ringrazio Rebecca. Ciao. Ciao. E va in tripletta per Mainolfi che con una solo riesce a pareggiare i conti, 3-3, tutto da rifare.
e Xavi. Xavi porta in vantaggio. E gol di Camilletti che arrotonda ancora il parziale. Visini, 6-3, gran gol nel set all'incrocio. Pedro e palo. E gol! Xavi ribadisce in rete per il credo definitivo 7-3, Xavi. Un'incertezza del portiere Ciurli e va tranquillamente a ribadire 8, l'8-3. Sconto alle 6. Finisce qua la partita. Jacopo, è andata male. Sì, parecchio male è andata. Il tuo pronostico è stato letteralmente ribaltato, comunque va bene. Pensavo che era una partita un po' più combattuta, però è andata così, ci giocheremo tutto all'ultima partita e vedremo un po' come andrà. Cosa secondo te dovete tenere di buono da questa partita per ripartire? Secondo me dobbiamo reggere tutta la partita e non mollare mai. Ora contro le botteghe questa sera abbiamo mollato e... sono usciti i singoli nelle botteghe soprattutto, hanno fatto la differenza loro, no? Sì, sì. Io vabbè, comunque vi auguro in bocca al lupo per la prossima partita perché oggi è andato un po' malino, mi dispiace per voi. Vabbè. Alla prossima. Alla prossima. Grazie, ciao. Allora, trionfo botteghe. Sì, è una vendemmiata, si dice in gergo. Siete contenti, Mario? Visto che siete scappati, partiti tutti in campo. Sì, fa sempre piacere battere la rivale. La rivale che però ha messo un po' in difficoltà all'inizio, perché a parte il momentaneo vantaggio, però il risultato era 3-3. L'ultimo quarto d'ora, diciamo, ha dato la vittoria. Sì, sai, un derby è sempre un derby, i valori si azzerano, per cui la partita te la devi giocare sempre, anche se magari sulla carta le botteghe è favorita. In un derby, come ho detto prima, i valori si azzerano, per cui la tensione ha portato, diciamo, a questo andamento della partita. Botteghe già passata a 6 punti, quindi la prossima partita di relax, diciamo. Non lo so, questo dovresti chiederlo ai ragazzi e all'allenatore. Anche se penso che sinceramente i ragazzi hanno sempre voluto onorare tutte le partite che giocano, quindi probabilmente onoreranno anche la prossima col massimo impegno. Magari giocherà chi ha giocato un po' meno. Ok, io ti ringrazio. A voi. Ciao. Buonasera. Ciao. Ci siamo.
finisce anche qui questa giornata, siamo alla fine, partite bellissime anche stasera, un pareggio la prima. Molto più combattuta la seconda, invece il derby appunto vinto da Botteghe per 8-3. Risultato in bilico però fino a un quarto d'ora dal termine. Si è sbloccato su qualche gol che magari ha buttato giù il morale. Borgonovo, si è vista la poca esperienza di qualche giocatore, ricordiamo Borgonovo è una squadra molto giovane. Sì, però insomma si sono sfilacciati, diciamo. Sì. E dopo ne ha approfittato ovviamente il tasso tecnico appunto delle botteghe che ha devastato poi la compagine avversaria. Però, quindi noi non ci rimane altro che salutarvi, vi danno l'appuntamento a domani sera. Sì, domani sera per le prossime partite. Sì. E un saluto a tutti da Jacopo Taddei e Leonardo Innocenzo. Ciao.